Giornata importante quella di oggi per il mondo della ristorazione comasca anche. Cosa avete organizzato, Presidente? Allora, in tutta Italia c'è questa giornata nazionale della ristorazione. Ovviamente anche in provincia di Como. Provincia di Como, che abbiamo collaborato a questo evento e c'è stata una grandissima adesione, una fortissima adesione, sono oltre 150 i ristoranti che hanno aderito idealmente a questa iniziativa. Oggi invece in particolare celebriamo gli stati generali della ristorazione lariana. Come sta questa ristorazione lariana? Va bene, amici Va miei, va bene? bene, c'è tanta gente, c'è Certo. tanto movimento, ci sono anche i problemi, ma vediamo di affrontare da un punto di vista positivo. La section, le difficoltà di cui parleremo Che oggi. cosa bisogna migliorare secondo Eh? te? Che cosa bisogna... L'entusiasmo. ma c'è un po'. C'è tanto entusiasmo, ma ce ne vuole di più. E poi bisogna guardare talvolta, nonostante tutte queste difficoltà, anche positivamente alcune realtà che stiamo affrontando. Sul lago in particolare c'è una zona benedetta dal Signore, perché ci lamentiamo addirittura che ci sia troppa gente. Dobbiamo concentrarci sulla formazione dei ragazzi, questo è una delle difficoltà, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e fare in modo soprattutto che anche il lago, che è trascinante, dia una mano anche con la parte dell'interno della nostra realtà, dove si fa più fatica, nei paesi dove i bar chiudono, ci sono le trattorie che hanno maggiori difficoltà. Questi sono problemi che si possono affrontare con le pubbliche amministrazioni, con le autorità e soprattutto con la buona volontà da parte di tutti. Ok, grazie e buon lavoro, Presidente. Grazie a te, Ciao, grazie mille. grazie, ciao. Ciao, ciao.